riforma della curia deve essere il frutto di una profonda conversione, non può essere intesa come una sorta di maquillage per abbellire un corpo anziano o come un'operazione di chirurgia plastica per togliere le rughe. La Chiesa non deve temere le rughe, ma le macchie. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando nella Sala Clementina i membri della Curia Romana per il consueto scambio degli auguri natalizi. Non v'è dubbio che nella Chiesa il significato della riforma può essere duplice. Anzitutto renderla conforme alla buona novella che deve essere proclamata gioiosamente e coraggiosamente a tutti, specialmente ai poveri, agli ultimi e agli scartati, conforme ai segni del nostro tempo e a tutto ciò che di buono l'uomo ha raggiunto per meglio andare incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che siamo chiamati a servire. Al tempo stesso si tratta di rendere la curia più conforme al suo fine, che è quello di collaborare al ministero proprio del successore di Pietro. Nel solco dei discorsi pronunciati nel 2014 e nel 2015, il primo dedicato alle cosiddette malattie della curia e il secondo alle virtù di chi presta il proprio servizio nella Chiesa, il pontefice si è soffermato questa volta su alcuni principi guida della riforma. Dalla conversione personale a quella pastorale, dalla missionarietà alla sussidiarietà, passando per la sobrietà e la cattolicità. Essendo la curia non un apparato immobile, la riforma è anzitutto segno della vivacità della Chiesa in cammino, in pellegrinaggio, e della Chiesa vivente. E per questo, perché vivente, sempre reformanda. Reformanda perché viva. È necessario ribadire con forza che la riforma non è fine a se stessa, ma è un processo di crescita e soprattutto di conversione. In questa prospettiva, ha proseguito Papa Bergoglio, occorre rilevare che la riforma sarà efficace solo e unicamente se si attua con uomini rinnovati e non semplicemente con nuovi uomini. Nel lungo discorso, durante il quale sono stati enumerati anche alcuni dei passi compiuti dall'aprile 2013 ad oggi, il pontefice ha parlato poi delle normali e prevedibili resistenze. Le resistenze aperte, che nascono spesso dalla buona volontà e dal dialogo sincero. Le resistenze nascoste, che nascono dai cuori impauriti o impietriti, che si alimentano dalle parole vuote del gattopardismo spirituale, di chi a parole si dice pronto al cambiamento, ma vuole che tutto resti come prima. Esistono anche le resistenze malevole che germogliano in menti distorte e si presentano quando il demonio ispira intenzioni cattive, spesso in veste di angeli. Auspicando la valorizzazione del ruolo della donna e dei laici nella vita della Chiesa, così come una politica di formazione permanente del personale per evitare l'arrugginirsi della routine, Papa Francesco ha infine ricordato che il centro di tutto è Cristo, segno dell'umiltà amante di Dio, che ha deciso di nascere piccolo per essere amato. La logica del Natale, infatti, è il capovolgimento della logica mondana e della logica del potere. Il mondo è stanco e sfinito perché fa a gara a chi è il più grande. C'è una concorrenza spietata tra governi, tra chiese, tra popoli, all'interno delle famiglie, tra una parrocchia e un'altra. Chi è il più grande tra di noi? Il mondo è piagato da ferite dolorose perché il suo grande morbo è: chi è il più grande? Ma oggi abbiamo trovato in te il nostro unico medicamento. Figlio di Dio, noi e il mondo tutto non troveremo né salvezza né pace se non torniamo a incontrarti di nuovo nella mangiatoia di Betlemme.